Punti di vista. Se avete guardato i notiziari in questi giorni, vi siete sicuramente imbattuti nella protesta dei pescatori professionisti a Roma contro la legge 154, che è una legge che fondamentalmente inasprisce le sanzioni nei confronti di chi non si comporta bene. Non di tutti, solo di quelli che non si comportano bene. Addirittura i professionisti ritengono che le sanzioni siano così aspre da mettere a repentaglio l'esistenza stessa di alcune attività. E quindi il governo e il gruppo di maggioranza in Commissione Agricoltura e Pesca hanno tirato fuori dal cilindro il famoso testo unificato. Cos'è il testo unificato? Quello che parla della licenza di pesca in mare per i pescatori ricreativi a pagamento. Vi segnalo fra l'altro che è già stata calendarizzata, è già stato calendarizzato il voto in aula per il 27 di marzo. La cosa veramente intollerabile è che i proventi della licenza di pesca in mare, che dovrebbe costare fra 10 e 20 euro, saranno così suddivisi. Il 60% alla pesca professionale, cioè noi dobbiamo sovvenzionare la pesca professionale. Il 30% in controlli, badate bene, a noi e non a loro, il 10% al CONI. Mi sembra l'ennesimo papocchio all'italiana, mi sembra un provvedimento cieco che non tiene conto dell'incredibile indotto creato dalla pesca ricreativa, di cui evidentemente i nostri governanti ignorano l'esistenza o forse la vogliono ignorare. Di certo c'è che una legge fatta in questo modo è davvero assurda. Fra le altre cose, la questione licenza di pesca in mare è un argomento spinoso, difficile da digerire, di cui si parla da moltissimi anni. Io sono fermamente convinto del fatto che se fosse davvero un qualcosa che può aiutare la pesca ricreativa a crescere, ci si potrebbe anche pensare, magari con proporzioni diverse rispetto a quelle che ci sono state indicate. Ad esempio, 50% in dissuasori a 500 metri da riva. Avete presente quei blocconi giganteschi di cemento che se per sbaglio ci passi sopra strascicando, per sbaglio, ci lasci giù la poppa. 20% o 30% in controlli e il resto in progetti scientifici a salvaguardia realmente dell'ambiente. Allora credo che così si potrebbe ragionare su un'eventuale licenza di pesca in mare. Perché così come ce l'hanno proposta, questa a me fa schifo.